Ci ha colpito non solo economicamente e lacerato socialmente, ma secondo me ci ha tolto molta speranza, ci ha reso l'orizzonte molto fosco. Ecco, la cosa su cui io sto scommettendo in questo mio viaggio lungo l'Italia, che sto andando a verificare, è questa: che la crisi, oltre ad aver azzannato vite e averle rese molto faticose, dolorose, abbia contemporaneamente messo semi di futuro, abbia segnato delle piccole discontinuità rispetto al passato che stanno dando vita, proprio perché anche lì difficoltà, opportunità, in alcune piccole realtà, in agglomerati di persone, qualcosa che è discontinuo rispetto al passato, perché ad esempio il tema della coesione sociale, del farsi carico insieme della tutela del territorio, del riuso di spazi, del restauro dei beni culturali, dell'aver cura delle persone più fragili, dell'innovazione nel produrre. Ecco, non è che la crisi ha obbligato in alcune realtà a tener conto di questi semi di futuro. Il nuovo è difficile da scorgere quando è nuovo, è piccolissimo, è timidissimo. Il grande che sta per andarsene giganteggia sulle nostre vite, no? Mentre il nuovo quasi quasi non osa bussare, bisogna avere pazienza per individuarlo, però ci si può riuscire, e io in questo mio andare appunto a narrare un'Italia che io ipotizzo al termine della crisi, ma non perché me lo dice chi dice nel PIL della ripresa produttiva, lo vedo nelle piccole storie che sto nelle quali sto imbattendomi e che cerco di raccontare. Ecco, il viaggio nell'Italia al termine della crisi è l'andare a scoprire questi inizio di luce che viene dopo un lungo periodo di buio, e mi sembra fondamentale farli conoscere, perché allora sì che questi piccoli semi di futuro crescono, diventano virali, diventano virtuosi. E questa è la mia scommessa, e devo dire che insomma è un mestiere. Stendhal direbbe che ho la fortuna di fare il mestiere della mia passione, no? E quindi insomma mi piace, sto incontrando davvero delle belle e significative realtà, e spero di venire ancora qui a raccontarvelo una volta che questo libro esce. Altri che vogliono intervenire? Vorrei fare questo meccanismo, mi fa piacere, vorrei che lo leggesse di giovani questo libro. Il ritorno alla terra non è che non ho pensato a quanti altri studiosi, che parlo di Volponi, che lei conosce bene, che parlo di, non voglio parlare di Mussolini, ma insomma andiamo di oggi avanti, pagioniste in maniera diversa. Lei si avvicina a dire questo, che il contesto storico è diverso, con Volponi, ad esempio. Volponi, appunto, ne parlo in questo libro, no? Perché io in questo libro, una delle tappe che faccio, parlo della mezzadria, della crisi della mezzadria, di come la mezzadria abbia plasmato il panorama italiano, no? Abbia avuto un ruolo fondamentale. Infatti pensiamo al libro di Sereni sulla storia del paesaggio agrario, un ruolo che assegna la mezzadria così. Vado nelle Marche, vado a Senigallia al museo della mezzadria fatto da Anselmi, dello storico Anselmi, poi vado a Isola del Piano, dove Girolomoni ha messo in piedi il marchio Alcenero, che poi ha ceduto così, e lì mi ricordo la polemica che ci fu negli anni, primi anni 70, tra il fondatore dell'Alcenero, Girolomoni era un talebano del bio già allora, no? E tutti e due erano davanti, Volponi e Girolomoni, che si conoscevano, perché Urbino è a 15 km dall'Isola del Piano, no? Si conoscevano e polemizzavano nella piazza di Isola del Piano, perché appunto Girolomoni vedeva la fuga dalla Bellina, delle famiglie, la gente scendeva giù perché voleva far studiare i figli, perché voleva il frigorifero, perché voleva l'acqua corrente. E Pasolini diceva che era un trauma generazionale, epocale, questa fuga, l'Italia che cambiava, le luci che non c'erano più, ma la gente aveva voglia di avere l'acqua corrente e far studiare i figli. E allora, davanti
ha le posizioni molto talebane di Girolimoni, almeno a quel tempo. Girolimoni è uno che, quando ha restaurato il posto dove poi è andato a abitare, che era un ex monastero, Montebello, lì vicino, dice, lui urlava contro i muratori che facevano il tracciato per le linee elettriche, dicendo che lui sentiva il dolore dei muri. Vabbè, d'accordo, però devi decidere, o vuoi la luce o vuoi il dolore, o vuoi far cessare il dolore dei muri. Tutto è un po' impossibile, insomma, no? E Volpone gli faceva notare che per far risalire la gente in Appennino bisognava dare lavoro, civiltà, condizioni decenti, altrimenti, e anzi era molto polemico con certi momenti, forse troppo, anche con Girolimoni, dice, tu vuoi inchiodare la gente alla miseria del passato, no? Quindi c'era un grosso dibattito su questo. Ecco, per me è stato consolante, tornando lì, vedere Girolimoni da pochi anni, non c'è più, da 3 anni, ma ci sono i figli. E Giovanni è il suo successore, uno dei suoi successori, e ha messo in piedi quello che il padre aveva sognato, che è uno stabilimento per la pasta biologica che occupa 30 persone, che esporta negli Stati Uniti. Ecco, forse se tu crei opportunità di lavoro di questo genere, e adesso forse ci sono le condizioni, allora forse la gente può tornare anche in parte in quei luoghi e averne cura, no? E non viverli come luogo di disperazione e di miseria. Però appunto, ancora una volta, cosa abbiamo imparato, cosa si impara? Che le posizioni talebane in cui uno ha la ragione in tasca e l'altro ha tutti i torti non mi convincono molto, ma devo dire che questo mi è valso anche rispetto, ad esempio, alla diffidenza di tanti rispetto al ruolo che gli scienziati nel settore della coltivazione, nel settore della biologia vegetale, della genetica vegetale. Non sto parlando di OGM, ma ci sono realtà in cui noi abbiamo dei preconcetti incredibili, perché se un cultivar viene elaborato selezionandolo da parte dei nostri scienziati per tirar fuori ciò che va incontro al gusto dei consumatori, o che anche per impedire le malattie che colpiscono le piante, è un'operazione che ci rende molto diffidenti, e anzi, perché guardiamo questi scienziati come se fossero apprendisti stregoni che ci vogliono fare del male, no? E poi invece, davanti al fatto che prendiamo i pomodori di Pachino pagando con le albicocche francesi, prese dai francesi, a 1 euro di royalty a piantina, quello ci va benissimo, mentre i nostri scienziati, chissà perché, no, sono dei delinquenti sospettabili di farci del male. Ma perché, tranne qualcuno magari assoldato alle multinazionali che hanno i loro disegni di far soldi a palate e basta, ma perché un dipendente del centro di ricerca di San Michele all'Adige in Tirolo, o di altri centri e istituti che avete anche qui e che abbiamo visto appunto nei giorni scorsi, che ha pagato dei soldi pubblici, che è un padre di famiglia, che vuole dei prodotti che vadano incontro al consumatore, di lavoro, perché dovrebbe essere uno che trama contro di noi e visto con di noi? Questo è qualcosa di medievale, qualcosa di inaccettabile, e anche questo secondo me bisognerebbe molto pacatamente, no? Senza voler alimentare polemiche, perché non aver fiducia nella ponderatezza della scienza? E questo è un altro tema. E poi c'era un altro signore che aveva chiesto la parola. Ma poi ricordo un altro libro con Saggio, poi in realtà, esatto.
secondo me, che certamente in sintonia con lo spirito anche ben sentito, che io apprezzo molto di questa sua riscoperta, perché è molto, diciamo, propositivo di tempi, no? Anche di oggi. Ecco, ma oggi siamo in tempi in cui il futuro è, sembra che sia stato tolto, le nuove generazioni si parla delle nuove generazioni come sono state private nel futuro. E nello stesso tempo che le due cose sono congiunte tra di loro, sono le fatte della stessa medaglia di diritto di Coesio, anche è stato di passato, perché noi diciamo, siamo questi, siamo un gruppo di soli, un certo non progresso, inteso in maniera, diciamo, Quindi mi ritrovavo
perché costa più facciare il piano che dentro. Quest'anno per la seconda volta lo Stato diminuisce i carburanti per l'agricoltore. Chi coltiva, chi anzi produce a livello biologico non viene remunerato per quello che vale, che costa, anzi non per quello che vale, ma anche per quello che costa il suo prodotto. Quindi c'è una situazione veramente aberrante, dove non viene premiato nulla, dove probabilmente fra pochi anni, per pochi agricoltori, per veramente pochi, no? Rimasti nel territorio, saranno costretti a scomparire. A scomparire non si sa fare cosa, ma senza avere speranza di niente, perché non c'è predictibilità. E allora, quando io ho letto, appunto, cercavo di trovare anche qualche spunto di carattere tecnico in questa sua illustrazione, e poi mi è venuto in mente questa canzone, ma dico, i 15 titoli indiani, non ci trovo per dicevolo, i 15 titoli degli agricoltori, però, sono una controtendenza rispetto alla tendenza generale, che è una tendenza di massacro nei confronti dell'agricoltura, che non ha eguali nella storia. Sarebbe un lungo discorso farlo in questo momento, a cominciare dalle politiche europee, a cominciare dalla politica. Sarebbe un lungo discorso fare di quello che si è fatto fino ad oggi. Il presidente della società mineraria ha fatto fare un bel giro, probabilmente soprattutto ha fatto un giro nella linea. Lei non esiste più una fattoria con una barca di linea, quantomeno nella Romagna. Non esistono più barche, non esistono più letame, non esiste più nulla. Allora, lei ha colto questi aspetti, ma la realtà è molto grigia. E io spero soltanto che il suo messaggio lo venga anche l'amministrazione comunale, perché oggi c'è l'architetto. Le amministrazioni comunali sono i più grandi stupratori di territorio fino ad oggi, perché hanno fatto di tutto per attutire il territorio, i piani regolatori, quello che è stato, hanno rovinato, a mio parere, il territorio di oggi senza dare un incarico. Allora, questa agricoltura è stata poi travisata, è stata anche, diciamo, adescata, no? per funzioni di carattere abitativo, no? Anche oggi qui nel territorio comunale. E anche oggi i comuni, nei loro bilanci, spendono soldi per cose completamente difformi di risolvere il territorio. Nel territorio risolvente ci sono centinaia di frane, non c'è un euro a disposizione del bilancio comunale per risolvere queste frane. No? Si spendono 10 milioni di euro per la telesorveglianza, che non, cosa serve non si sa, si spendono altri soldi per fare una piana. Io penso che i bisogni del territorio, che lei richiama, quindi richiamava prima Policoro come esempio, dovrebbe essere ripreso, cioè il suo messaggio, che è un messaggio positivo che io apprezzo molto, dovrebbe essere il faro su cui tutti si devono appoggiare. L'economia vuole altre cose, si dice. No, io ringrazio tutti, anche quest'ultimo contributo che sembra quasi, ma era doveroso, delineare in un affresco, ci deve essere chiaroscuri, e io sono l'ultimo a voler negare gli aspetti pesanti, tragici, ad esempio questa cosa qui che diceva sulle amministrazioni comunali, che in molti luoghi, facendo il piano di governo del territorio, hanno triplicato, quadruplicato gli abitanti che dovevano accogliere per poter poi cementizzare, avere gli oneri e per poi non capire che avevano una cosa nefasta, perché poi questi oneri voleva dire anche sostenere, ecco. Però non tutti i comuni hanno fatto questo, non tutti i comuni stanno continuando a fare questo. Andando in giro io scopro anche realtà, istituzioni comunali e giovani sindaci e comunità che invece vanno in senso contrario. Allora, cosa facciamo? Diciamo che stiamo affondando, che la barca non ha la rotta così, o invece se io vedo delle realtà dove c'è qualcuno che ha rotto, sta al timone, affronta le bufere, gli do vento, o invece gli dico guarda tanto la Muriana ci spezza via tutto. Io non ho dubbi che a me
fa star meglio come uomo, come cittadino, come intellettuale, dare quel minimo di racconto, di visibilità e di appoggio a chi a questa buriana si oppone. Non voglio negare quegli aspetti che lei ha sottolineato, sono reali, però guai fare l'intellettuale, avere partecipazione, voler costruire comunità e prendere questo pazientemente il bandolo della matassa e avere la pazienza di ritessere tutto ciò che va in direzione contraria. Non ho nient'altro da aggiungere, questo è il mio. Grazie. Grazie a tutti i intervenuti. Comunque, se qualcuno a questo libro vuole la firma di Giorgio Boardi, qui è ben finito di farlo. Va bene? Grazie di nuovo, arrivederci.